Ma io voglio parlare del tema della caccia in generale, del tema venatorio e soprattutto dei danni da cinghiale. Da questo punto di vista voglio ringraziare i tanti, tanti cacciatori teramani e abruzzesi che si sono resi disponibili per contrastare il fenomeno del cinghiale attraverso un piano regionale che è quello del controllo che in questi mesi, grazie alla collaborazione e alla direzione delle polizie provinciali abbiamo messo in atto. Il tema del cinghiale non è solo ed esclusivamente un tema venatorio, ma un tema civile. Abbiamo tanti danni in agricoltura, tanti incidenti stradali e soprattutto abbiamo avuto 3 vittime da cinghiale. Da questo punto di vista dobbiamo strutturare una grande alleanza che abbia una consapevolezza e soprattutto una responsabilità civile circa questo fenomeno. Proprio la settimana scorsa al nuovo ministro dell'Agricoltura tutti e 20 gli assessori all'agricoltura d'Italia hanno posto il tema della fauna selvatica, il tema del cinghiale, al primo punto delle criticità nelle nostre regioni. Con questo approccio dobbiamo discutere, approfondire, condividere e confrontarci sui temi venatori. E da questo punto di vista la Regione Abruzzo e il mio assessorato è a disposizione dal giorno del nostro insediamento. Cosa si farà nello specifico per coloro che hanno per l'appunto subito danni da cinghiale ai propri terreni e quant'altro? Innanzitutto invito i proprietari di aziende, i sindaci ad attivare il piano di controllo attraverso la chiamata alla polizia provinciale che mette a disposizione immediatamente dei telecontrollori disponibili a contrastare questo fenomeno. Noi come Regione Abruzzo abbiamo posto in essere tutti gli strumenti per contrastare questo fenomeno, dalla filiera del cinghiale, dall'azzeramento della tassa sulla trichinella, alle recinzioni, al piano di controllo, alla selezione a partire dal mese di gennaio, tutta una serie di strumenti che insieme alle associazioni venatorie e alle associazioni agricole abbiamo messo finalmente in campo. Ma ovviamente questi strumenti non sono sufficienti e per questo abbiamo chiesto al Ministro e ai nostri parlamentari di modificare la legge 157, che è quella che governa la caccia nel nostro Paese. Dobbiamo assolutamente modificarla perché quella legge è stata fatta nel 1992 e non corrisponde più alle esigenze dei nostri territori.